io vengo a portare la mia solidarietà a chi lotta. Ma se poi ho la parola, ce l'ho al posto di mio figlio, perché Carlo Giuliani era qui per cuore e per Palermo, io lo so. E quando nel 2001 Carlo è stato ucciso e tante persone sono state represse, ferite, umiliate, violentate. Ecco, lì abbiamo capito, ci hanno spiegato che basta, il dissenso non è più lecito, non è più sopportato, le minoranze devono scomparire. Oggi abbiamo la dittatura della maggioranza. Allora, anche chi è minoranza nel paese, nella sua terra, è maggioranza. E quindi viva questa lotta, viva la lotta dei no-tav, è la lotta di tutti e di tutte noi, tutti insieme. I nostri sole e baleno, anch'essi vittime di questa repressione che vorrebbe cancellarsi dalla parte della, dalla faccia della terra, perché per il potere noi siamo scomodi. Vedete, c'è anche questo vento di primavera inoltrata che si è alzato e fa muovere le nostre bandiere, e ci auguriamo che questo vento arrivi nelle carceri, dove sono chiusi Chiara, Claudio, Mattia, Nicolò, o nelle case di Forzi, di Paolo, di Davide, e arrivi lontano da quei compagni che non possono essere qui perché hanno avuto il poder di via, e faccia sentire che insieme siamo forti e insieme riusciremo a vincere. Allora, di Mattia e alle mamme di Mattia e di Nicolò, a cui lascio le parole. Grazie, vi voglio leggere una lettera che ho scritto qualche notte fa, proprio di impulso, e che era un po' il mio appello alla manifestazione di oggi. Vicino a me c'è anche Patrizia, che è la mamma di Nicolò, e credo che condivida. Carissimo figlio, perdonami se rendo pubblica questa lettera, ma ciò che ci accade non appartiene solo a noi. Tra pochi giorni sono 5 mesi che si è chiuso in carcere, tanta vita rubata. Sono 150 lunghi giorni e 150 lunghe notti di angoscia. Ti chiedo sempre di tenere duro, ma sono io che non ho più la forza. L'amarezza a tratti mi sommerge, non temo, mi fermo il respiro. Mi vedo di che passato ogni notte e nel silenzio mi sembra di poterti raggiungere nell'isolamento atroce in cui mi costringono. L'idea di vivere in un paese che permette che questo accada mi ripugna.
sono oscene queste maschere del potere, interessate solo alle loro poltrone e ai loro portatori. La corruzione in Italia è spaventosa, la politica ha perso qualsiasi ideale di giustizia e di uguaglianza, e per voi giovani non c'è nulla, il vostro futuro è stato depredato da chi oggi vi giudica, né lavoro, né aree che si possono ispirare, né terra pulita e né libertà, dovete tacere, dovete subire, altrimenti essere incarcerati. Carissimo Mattia, per me abbiamo insegnato il dovere di dissentire, di ribellarti davanti alle ingiustizie. Perché ti abbiamo trasmesso l'amore per l'umanità e per la terra? Non era meglio lasciarti crescere cullato dall'edificante cultura offerta dal nostro paese negli ultimi 20 anni? Sono certa che risponderai di no, che preferisci mille volte essere chi sei e dove sei, piuttosto che adeguarti a questo spettacolo raccapricciante offerto da chi esercita l'abuso di potere applaudendo gli assassini di Andromandi e rispondendo con i manganelli e la prigione ai movimenti popolari che nascono sulla necessità reale della gente, ignorate da chi dovrebbe cercare e trovare delle risposte. Carissimo figlio, sabato 10 saremo, siamo tutti qua alla manifestazione contro la barbarie dell'accusa di terrorismo, contro la devastazione della Val di Susa, per la libertà di dissenso, per il diritto degli italiani a un'esistenza dignitosa. Ci siamo tutti e siamo tanti, manifestiamo tutto l'amore che proviamo per te, ma anche per Claudio, Chiara e Nicolò e tutti gli indagati del movimento No TAV. E la promessa è di non smettere mai di lottare fino a quando non vi riporteremo a casa. Un abbraccio, mamma. Sono la mamma di Nicolò, io penso che sia stato detto tutto, volevo solo ringraziare a tutti voi che siete qui, perché già la giornata che sono salita in Val Susa ho sentito la forza di andare avanti, ho sentito l'orgoglio di essere la madre di Nicolò. Invece che una vergogna, qualcosa da tenere nascosto, da evitare, io da voi ho sentito i ringraziamenti. Grazie per essere la sua mamma, anche se io ovviamente ho fatto fino a un certo punto. E più che altro ho sentito proprio l'energia vitale, la forza, la voglia di resistere, di andare avanti, malgrado la paura. Perché non ti nascondere, paura c'è perché... è mio figlio, è nostro figlio, e pensare che possa fare tanti anni in carcere ovviamente non è uno dei futuri che si preferisce, ma voi tutti qui oggi mi fate sentire forte e lunedì quando sarà ad Alessandria abbraccerà Nicolò e mi trasmetterà la sua voce.